agghiaccianti, cioè, no, loro sono molto carine, ma i testi sono agghiaccianti. No, no, le palline lo dicono loro che le fanno girare. La, buttami sul tavolo, mostrami i tuoi numeri. Ma... hai sentito Memo da Venezia? Prima ha detto che ha fatto amicizia con un croupier. Non so, secondo me la Feder Casalinghe fa qualcosa. Ci blocca, cioè, è esagerato. No, pensa a cosa hanno fatto solo alla povera signora Iotti, che voglio dire, che non ha... Come si fa? Come si fa a pensare, ma di Nilde Iotti, così austera, uguale a Nilla Pizzi, cioè se della gente... No, se c'è qualcuno che si eccita con Nilla Pizzi, son malati, voglio dire. No? No? Tu sì, che sei un uomo, senza offesa. Non si dice. No, ecco, e invece niente, giù a dire un esempio tremendo per le donne italiane, questa donna così, che poi, cioè, donna, onestamente, di Nilde Iotti ci sono dei parlamentari che non si sono mica accorti che è una donna. Veramente? Veramente, ancora 15 giorni fa li intervistavano. Cosa ne pensa lei del fatto, a un parlamentare a caso, no? Senza far nomi. Cosa ne pensa lei del fatto che c'è una donna presidente della Camera? Oh Madonna, cosa è successo? Ma come? Ma cos'è? Ma chi è ma sarà mica la Staller? Non se n'erano accorti. È che c'è in giro una tremenda campagna di moralizzazione. È quello il problema. È quello. Moralistica, altro che di moralizzazione, certo. Una tremenda campagna moralistica. E tutto è cominciato con quella truffa, che dico, quel disegno criminoso che è stato il film Attrazione. Fatale. Vabbè, ma non... sì, scusa. No, adesso discorso da donna, sta lì un momento. Ragazze mie, niente paura. Se per caso non abbiamo un marito, ahimè, capita, e giocherelliamo con quello di un'altra, niente paura. Non ci mettono mica più a rogo, no? Ci annegano nelle vasche da bagno? Ci finiscono a colpi di mannaia e però contemporaneamente ci informano che secondo le statistiche più aggiornate e attendibili e serie, le donne tradiscono più degli uomini. Con chi? Scusa. Gian. Le donne tradiscono più degli uomini. Sì. Con chi adulterano le adultere, se i maschi sono tutti fedeli? Ce n'è in giro 3 o 4 che vanno con tutte? Dei disgraziati, delle larve ormai, cioè con gli zigomi che bucano la pelle, pallidi, però con questo sguardo ebete. Sai come i tubercolotici di una volta, grandi amanti tubercolotici, insane passioni. Vabbè, vabbè, no. Ma io volevo... parlare di ben altro. Ah, beh. Ben altro. Auditel, parliamo di Auditel. È una cosa che ci tocca da vicino. Ho preso una botta di Auditel qua. E stavo facendo degli anagrammi. Sai che è carino? Auditel, Teulada non viene, verrebbe Teuladi. Per adulti neanche adulteri, perché ce n'è. Però viene Uditela. Bello, no? Che poi nessuno sa di preciso cosa sia questo Auditel. Cioè, io pensavo magari un apparecchio per i sordi. Dice... Sento la voce ma non capisco le parole. Benissimo, lei è perfetto per l'audite, cioè proprio tipico spettacolo. Oppure magari fosse una di quelle brutte malattie, quei virus tremendi che ci sono in giro. Auditel. 700 famiglie italiane hanno l'Auditel. Il ministro Donat Cattin esorta la popolazione a mantenere la calma e soprattutto a non farsi ricoverare in ospedale se ci tiene alla pelle. La colonna sonora di questo spot, nato in una USA. Born in the USA, I was born in the USA. No, poi gli spot, quelli con la mamma, col bambino, e dice, no, perché informati, no, tranquilli. Mamma, mamma, Pino mi ha sputato e c'ha l'Auditel. Non è niente, tesoro, non è un problema. Però arriva Cristina a casa sua, non lo guardi più, no? Cioè, informata, ma senza esagerazione. No, ma è giusto, bisogna fare informazione. L'Auditel può uccidere, ma se lo conosci non ti uccide. Non è facile ammalarsi di Auditel. Basta usare alcune precauzioni fondamentali. Usare solo il proprio telecomando, vedere la televisione insieme al coniuge o al partner stabile, diciamo. Aver visto, se non si vuole essere soggetti a rischio, bisogna aver visto tutte le edizioni di Fantastico degli ultimi 5 anni. E soprattutto non saltare da un canale all'altro. E soprattutto prevenzione, per cui mi raccomando, niente più radiocorrieri usati. E se invece fosse una cosa giuridica, dice, gli hanno dato 5 anni con l'obbligo dell'Auditel. No. E se fosse invece, non so, un nuovo telefono della SIP Auditel, uno che ci senti mentre telefoni, non sarebbe mai. O magari un'automobile per yuppies, Audit col telefono, una predica papale, Audit, la moglie di Guglielmo Tell, Audi Tell, l'antifona. Scusatemi, basta, parliamo
di cose serie, occupiamoci dei socialdemocratici, non fanno altro. Io non vorrei rovinargli la festa, poverini. È la prima volta che si occupano di loro senza che siano stati incriminati per qualcosa. Per cui lasciamogli godere questo momento, stanno un po' esagerando. Tirano fuori robe come olocausto, parole di cui ignorano il significato. E poi Cariglia che dice, no, non dobbiamo confluire nel PSI, e qui varrebbe a perdere voti. Ha ragione, povero uomo. Sa benissimo che per essere un vero partito bisogna essere almeno in 5, no? Cioè, se ne perdono ancora, e invece c'è lì il Craxi che lo stuzzica e lo inzica, lo provoca. No, più tempismo, deciditi, fai come noi, e noi sì che siamo moderni. Guarda il nostro De Michelis che ha festeggiato i suoi 48 anni in discoteca, nel senso che ha proprio passato 48 anni in discoteca, li ha festeggiati così. No, no, guarda la situazione. Tutti qua, i suoi primi 48 anni, a differenza di Marina nata Puntorieri, ex l'Hunter e la Rover, attualmente Ripa di Meana, speriamo che duri, comunque è diventata donna di due gemelline, Ludovica e Vittoria, siete più contenti? Ecco, la situazione è disperata, pignorano i cavalli della RAI, l'inflazione, non ne parliamo, rubano i presepi, ma come si fa? Andreotti è andato a Piperoni, non si capiva qual era quello vero, manderanno Oreste Lionello all'ONU, Dio mio, la satira disperata è morta, per fortuna è stata.